Buongiorno, ben ritrovati alle chicche formative anche questa mattina. Ieri stavo parlando con un consulente che mi ha fatto morire da ridere, definendo i suoi colleghi come cravattona, Daytona e Cayenne, no? È un private di una nota famosa banca, no? E allora mi viene in mente che è finita, no? Un po' l'epoca di questi consulenti finanziari. Cravattona, Daytona e Cayenne, perché questi sono il consulente tipico degli anni 80-90, no? In cui l'ostentazione, lo status symbol, eccetera, eccetera, era quello che in qualche modo premiava. Oggi il consulente finanziario, certo, non è che possiamo fare quello non più e adesso andiamo in panda, perché no, no? Quelli sono gli sfigatissimi, no? Allora, meglio in bicicletta piuttosto che in panda, perché comunque sei quello alternativo, particolare, salutista che mangia vegano piuttosto che va in bicicletta. Allora ci sta. Tra cravattona, Daytona e Cayenne e panda c'è un mondo di mezzo. Il mondo di mezzo è fatto da quei consulenti che oggi hanno studiato molto, continuano a studiare per dare dei servizi aggiuntivi ai propri clienti. Quindi si va verso la consulenza patrimoniale, non più solo verso la consulenza finanziaria, perché il consulente patrimoniale è quello che in qualche modo affiancherà la famiglia, cioè il family officer. È quello che va ad affiancare la famiglia, no? La famiglia, l'imprenditore, l'azienda nella gestione del proprio patrimonio in tutti i suoi asset. Cosa significa? Significa che finalmente, tempo X anni, perché ci vorrà comunque del tempo come al solito, il consulente patrimoniale sarà un consulente obbligatorio per certe famiglie, no? C'hai il commercialista, sì, hai l'avvocato, sì, hai il notaio, sì, e hai il consulente patrimoniale. Questo è chiaramente l'obiettivo di questi anni, di questi 60 anni oramai credo che siano, no? 50-60 anni in cui la consulenza finanziaria ha fatto dei passi, non tanto da gigante, perché non possiamo dire che ha fatto dei passi da gigante, ha fatto dei passi molto lunghi e ben distesi, come diceva mia mamma quando mi vedeva fare la maglia, no? Mi diceva, tu guarda, il tuo punto potrebbe essere definito come punti larghi e ben distesi, no? Raro ti vedo, spesso ti desidero, li chiamava mia mamma. Quindi bisogna cercare di affrettare un po' i tempi adesso. C'è da dire che l'accelerata, quando arriva il momento in cui, è un po' come la slavina, no? Arriva il momento in cui parte un fiocco di neve, due fiocchi di neve, tre fiocchi di neve, poi una palla di neve, poi bu 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 bu, arriva la slavina. Quindi credo che sia giunto il momento finalmente di fare un po' più, di correre un po' di più rispetto al passato. La consulenza patrimoniale, secondo me, è la strada giusta, ok? Quindi è finita l'epoca del cravattona, Daytona e Cayenne, almeno non tutti insieme, ok? O cravattona, o Daytona, o Cayenne, tutti insieme è ridondante, ok? Ciao, ciao a tutti, buona giornata.